E al quarto tentativo arriva anche il primo successo della gestione di Innocenzi, vittoria netta, chiara, costruita con un primo tempo ampiamente dominato, una ripresa in cui non si è rischiato nulla, sfiorando in qualche occasione anche il terzo gol. Mister Di Innocenzi, primo commento. Diciamo che la squadra sta trovando la sua quadratura, la sua identità. Oggi non è stata una partita spettacolare, però è una partita che comunque non abbiamo mai rischiato nulla e quindi siamo stati bravi a portare a casa 3 punti, che uno scontro diretto era fondamentale per vincere questa partita. Insomma, non abbiamo rischiato nulla, stiamo crescendo, nonostante siamo partiti con 3 quarti di difesa totalmente nuova. E i ragazzi si sono comportati bene, anche i 2 giovani che hanno esordito. Quindi è stata secondo me una buona prestazione. Ecco, da sottolineare anche che dopo 8 partite consecutive in cui si subiva un gol, finalmente la difesa è tornata quella rocciosa di una volta, senza praticamente rischiare nulla e subire niente. Giustamente sottolineavi questo fatto di 3 quarti di difesa nuova, con Manenti in campo nonostante condizioni non perfette, l'esordio positivo secondo me di Modonesi e anche quello di Bodini, che ha dato sostanza e qualità, e una vittoria maturata con una serie di assenze importanti. Sì, all'ultimo minuto poi ci è mancato anche Bidese, per non parlare di Mangiavini, e quindi parliamo di per noi di assenze importanti. Partita difficile, abbiamo portato a casa 3 punti, io dico che la difesa non è che è migliorata, stiamo continuando sugli standard delle prime 3 partite dove abbiamo difeso bene, concesso il meno possibile, e questo quindi mi fa ben sperare per il futuro. Dobbiamo ancora migliorare un attimino sulla manovra, però insomma c'è tempo per fare questo. Ecco, un risultato che dà serenità per quanto riguarda l'aspetto della classifica, e domenica prossima ci sarà un'altra partita delicata da questo punto di vista a Nuvolera contro quella che ad oggi è tutto sommato un'altra avversaria diretta. Prospettive per quanto riguarda gli infortunati, per quanto riguarda la squadra? Adesso ci lecchiamo un attimo le ferite, piano piano, aspettiamo martedì, vediamo se il recupero di chi è stato fermo, e poi in settimana vedremo, insomma, ecco, però speriamo di recuperare un po' tutto.